ragazzi, ma avete mai pensato a cosa potrebbe esserci al di là di questo cancello? Beh, in realtà non è che me ne importi tanto, sto bene anche qui. Buongiorno, bambini. Oh, merda. Buongiorno, miei cari bambini. Vi informo che oggi siamo riusciti finalmente a trovare una famiglia per Connie. Davvero, mamma? Certo che no, verrà venduta una famiglia di demoni mangia uomini. Oggi la mamma scherzava, vero? Certo che scherzava. Oh, porco d***o, allora non stavo scherzando. Neanche l'ultima s*** che mi sono fatta era così appagante. Inizia pure a preparare i tre col punteggio massimo per la prossima spedizione. Isabella. Certamente. Ehi, un attimo. Perché tu che sei umana hai una voce più tenebrosa della nostra? Beh, penso sia dovuto al fatto che sono molto più cattiva di voi, avendo ucciso i miei stessi bambini che ho cresciuto. O forse perché... Agli spettatori piaccio di più io. Ascoltami, Ray, dobbiamo dirti una cosa. Oddio, sei lesbica! Cosa? No! Riguardo all'orfano troppo. Sì, questo posto è una fattoria, la so già. Ehi, calma con gli spoiler. Beh, almeno la mamma è la sola adulta qui. E cari bambini, vi presento Donna delle Pulizie numero 2, che da oggi vivrà qui con noi. Oh, ma porca puttana! Ti ricordo che tu sei qui soltanto in veste di mio assistente. Non montarti la testa. Naturalmente. Ma col cazzo! Ti ruberò il posto di mamma, così lo diventerò io e finalmente riuscirò a sbarazzarmi di te, grandissima puttana! Dobbiamo iniziare a esercitarci per scappare. Bambini, venite a giocare! Brutta bambina disabile. Ehi, bambini, che ne dite di allearci contro la mamma per raggiungere i nostri scopi? Nah, tanto tra qualche episodio morirai. Cosa? Ho come l'impressione che la mamma si stia insospettendo. Tra di noi deve esserci una spia. Ah, sì. Sono io. Da tipo 5 anni. Ragazzi, vi presento William Minerva, uno scrittore pezzente del quale non si sa come abbia i miei libri. L'altro giorno, mentre stavo leggendo, ho notato una cosa molto strana. Guarda. Vediamo. Oh, cazzo, questo è peggio degli spoiler di Ray. Qua dice che c'è una civiltà di umani oltre il muro che circonda l'orfanotrofio. Questo anime comincia a ricordarmene un altro. Non potrei più scappare con una gamba rotta, Emma. Aio, che male, maledetta puttana! Ah, giusto, Norman. Stavo per dimenticarmene. Congratulazioni, sei stato scelto per la spedizione. Cazzo. Riuscirai a impedire che Norman venga spedito? No, non ce la farai, ti metterai a giocare a FIFA e ti scolderai di lui. Ray, ti prego, fammi un favore, chiudi quella cazzo di bocca. Daremo fuoco all'istituto. E inoltre... Questa è benzina, io mi do fuoco. Mamma, ti prego, Ray, in mezzo all'incendio. Ma porco Dio, brutto mocciosetto figlio di... Aspetta un attimo, ma non c'è Emma. Nigerundayo! Nani? Ah, ti ho fregata, brutta bastarda! Sto giro col cazzo che mi prendi! Bene, bambini, è ora di scappare! Io in realtà dovrei fare una cacca. Anch'io! Fatela correndo. Non credo sia proprio... Ho detto fatelo! Bene, bambini, adesso dobbiamo scavalcare il muro per poi dondolarci sul precipizio che ne segue. Siete pronti a morire? Sì, fidiamoci, sì! Non mi scapperete! Sì, invece! Non adesso, Ray! Quindi è questo il mondo esterno. Che puzza di merda! Scusate!